Tra i pochi che ancora hanno all'interno dei propri dei valori semplici, probabilmente abbiamo i valori dell'amore per il territorio, i semplicissimi valori veramente per salvaguardare l'ambiente che tutti i giorni noi proseguiamo e cerchiamo di salvaguardare, per l'identità storico-culturale, perché questa sera comunque è stata una serata straordinaria per quella storia minore, che storia minore non è, no? Perché credo che l'esempio del vostro cittadino, che in qualche modo ha dato poi uno sviluppo a un'identità storico-culturale, politica, sociale di Burchiano anche per gli anni a venire, penso che abbia marchiato in senso positivo, no? Questa comunità, questa realtà. Chiusa la parentesi, ritornando appunto ai valori del prologo, l'amore per le tradizioni, perché nel mondo globalizzato io lo dico in tutta Italia, dico sempre che forse i veri no global sono le prologo d'Italia. Allora io faccio un grande appello agli intellettuali presenti di riconsiderare magari le prologo non come quelle organizzazioni sacragliole che si occupano solo di enogastronomia. Le prologo in tutti questi anni sono state forse le organizzazioni che più di tutte hanno, come dire, salvaguardato l'identità storico-culturale del paese.